Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi facciamo un SOS, un intervento drastico a casa del mio amico Alejandro. Già perché lui abita in una zona nella quale non ci sta la fibra ottica e non ci sta neanche la DSL, di conseguenza lui utilizza soltanto la LTE, soltanto che arriva davvero pochissima banda a casa sua, circa una decina di megabit in download, ma pochissimo upload, circa un megabit, e parecchie volte quando c'è intasamento non riesce proprio a lavorare, anche perché lui è uno che lavora solamente da casa. Di conseguenza lui mi ha chiesto la possibilità di poter migliorare la sua connettività wifi e mi è venuto incontro My Amplifier, che mi ha mandato questo bel paccone che, ragazzi, è pesantissimo. Contiene subito, vi dico, un'antenna indoor, outdoor, un amplificatore che potenzia la banda 2600 MHz in modo tale che possa ricevere un maggior quantitativo di dati. Il pacco è ancora chiuso e sigillato, lo aprirò quindi tra poco a casa di Ale. Cercheremo di migliorare la ricezione telefonica e quindi anche il 4G in tutta casa sua. Oh ragazzi, mi trovo nel giardino di Ale, che tra poco vi presenterò, e incomincio a fare già l'unboxing, che io già ho già fatto a casa mia, anche perché volevo vedere se tutta la merce fosse contenuta qua dentro. Questo è l'amplificatore del segnale, che è composto in questa maniera, guardate, molto semplice. Abbiamo il vero amplificatore che si collegherà alla antenna indoor attraverso un cavo che io ho già premontato. Il tutto verrà alimentato da questa alimentatore che si collega qui, mentre questa è l'antenna outdoor che viene messa fuori su nel tetto in posizione verticale, viene fornita con un generosissimo cavo da 5 metri, il quale va collegato all'altra estremità dell'amplificatore. Oh, perfetto, ci troviamo adesso in casa. Notiamo subito attraverso l'app Network Cell Info che il segnale è veramente molto basso. Infatti abbiamo un meno 114 di dBm. Il nostro scopo sarà quello di far aumentare quel valore in modo tale che arrivi, penso, almeno a meno 100, sarebbe già l'ideale poter ricavare 14 dBm. Quindi cosa faremo adesso? Metteremo l'antenna outdoor piazzata fuori in una posizione piuttosto alta, tanto 5 metri di cavo possono essere più che sufficienti, e poi poter fare qualcosa di differente montando l'antenna un pochettino più in basso, o meglio quella indoor. Giusto per curiosità, lanciamo uno speed test. Qui sto sulla rete Win3, però quella che a noi interessa è in questo momento la rete Vodafone. E vediamo subito come si comporta lo speed test. Chiariamo anche un concetto: per fare queste cose esistono diverse sim. Io consiglio le sim di broker per la telefonia, se avete la necessità di poter avere, diciamo così, delle sim che possano essere utili per avere maggior numero di gigabyte, quindi di traffico, perché queste sono, diciamo così, realmente limitate, sono differenti. Ti lascio giù il video qua nelle schede, in modo tale che tu possa renderti conto di che cosa possono essere, in che cosa possono essere diverse proprio queste sim. Comunque abbiamo 10 megabit in download e appena un megabit in upload, quindi da questi valori cercheremo di capire se questa antenna funziona oppure no. Oh, chiaramente Ale sta cercando di montare, anche se in realtà appoggeremo soltanto l'antenna outdoor sul tetto, in modo tale che con questo cavo, poi lunghissimo, porteremo tutto all'interno della casa. Ecco, l'amplificatore sta qui, bisogna adesso collegare questo cavo. Allora, qui ci mostra già alcuni dati e ci dice che fuori casa ci stanno meno 73 dBm, quindi dovremmo aver guadagnato un bel po'. Proviamo a questo punto a capire se davvero abbiamo guadagnato quello che ci promette. Ok ragazzi, ci troviamo nello stesso punto che avevamo visto prima. Come notate, è arrivato il valore a meno 91. Alejandro, partivamo da meno 114, vuol dire che abbiamo già amplificato di parecchio. E avevi uno speed test che arrivava a 10 megabit in download e 1 megabit in upload. Proviamo adesso con l'antenna a capire come funziona. Allora, abbiamo gli stessi server e questi erano i valori precedenti. Rifacciamo adesso la connessione. Vediamo se da 10 riusciamo a salire. Ok, abbiamo in questo momento 16-17 megabit in download,
credo che si stabilizzerà sui 16, mentre in upload, ok, avevamo un megabit, adesso ne abbiamo tra i 3 e i 4, credo che si stabilizzerà sui 4. Abbiamo cioè fatto un buon intervento, ragazzi, è riuscito. Terminiamo, comunque sono 6 megabit, quasi 7, ragazzi, 6,86, è tanta roba, Ragazzi, io ho fatto lo speed test con un telefono schifoso, ma Alejandro ha un OnePlus. OnePlus. Dai, fammi vedere questo speed test, Ale. Vediamo, perché non lo so. Se vedete che l'antenna si trova adesso là e il telefono qua. Ma prima non prendevo proprio in casa questo telefono, speriamo che prenda adesso. No, prenderà, perché l'abbiamo già provato. Speed test. Era soltanto per far vedere ai nostri ragazzi come va lo speed test realmente. La X. Sì. Ok, go! Ma noi sappiamo già che sarà una bomba, anche se non mette bene a fuoco ancora. Ah, 35. Ok, hai una 30 megabit adesso. Tenete presente che Alejandro, Ale, tu hai una SIM della Homobile. Esatto. E le SIM di Homobile vanno massimo a 30 megabit. Ah, ho capito. Quindi tu di più non puoi andare. Ecco perché prima schizzi a 40 e poi scendi a 30. Ah, perché hanno un limite a 30 megabit. Poi upload 7,25. Che è tanta roba. Perché no. Adesso, ragazzi, il bello è che l'antenna sua in questo momento non è più quella che sta fuori, ma è quella, proprio quella lì. E in questo momento quindi lui navigherà meglio. A questo punto, Alejandro, il router da su, sì, perché lui l'aveva piazzato giustamente sul terrazzo, puoi scenderlo qui e avere un buon wifi dappertutto. Bellissimo. Lui grazie. Ha un router Huawei B535 con una SIM della HO Mobile. Oh ragazzi, ha funzionato alla grande, avete visto? Ci abbiamo portato una buona connettività mobile in una casa che andava bene. A te funzionava bene il tuo telefono? Prima non molto, ma adesso sta funzionando meglio perché... Tra l'altro hai notato una cosa, lui ha un iPhone 7 o 6? Sì, sì. 6, aveva una 6S. Sola tacca, 6S, aveva una sola tacca, adesso ne ha 4. E avete visto anche gli speed test che sono migliorati pazzescamente, non tanto sul mio telefono che è un telefono vecchio, quindi insomma è vecchio e tra l'altro anche scarso, però... effettivamente poi prendendo in mano il telefono di Ale che è un OnePlus e anche il suo iPhone che ha migliorato comunque il tutto, ma insomma adesso puoi giocare online. Sì. Chi sei tu? Amedeo. Amedeo, il figlio di Ale. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto come al solito fatemelo sapere con un like, commentate, condividete. Da Francesco, Amedeo è tutta, ciao ragazzi, alla prossima.